Buongiorno, dopo una nottataccia, ora ci svegliamo e andremo a fare un tour tra Porto Cervo e Porto Rotondo. Intanto volevo approfittare per farvi vedere l'interno del nostro bungalow. Allora, questo è l'interno del bungalow e questa è la vista che abbiamo tutte le mattine quando ci svegliamo. Ecco qui, guardate che meraviglia. Questo è il suo esterno, questa è la nostra postazione. Parla a bassa voce perché la gente dorme. E ci vediamo più tardi per il nostro nuovo itinerario. Buongiorno ragazzi, siamo di nuovo in strada in direzione Porto Cervo, Porto Rotondo. Adesso vedremo piano piano che itinerario prendere. Ci facciamo un po' guidare da queste strade bellissime. Oggi il meteo dava pioggia, speriamo di non prendere l'acqua. Anche ieri era abbastanza nuvoloso, però ventilato, quindi non si sono mai formate nuvole che potevano portare pioggia. Qui è pieno di stradine sterrate che mi farebbero venire voglia di girare la moto e prenderle, ma non stando in tenuta da off-road tiro dritto, anche perché sennò Martina, ecco. Comunque la Sardegna non è solo mare, ma è anche bellissimi paesaggi, lasciano davvero senza fiato, guarda, bellissimo. È una terra che merita molto. Ci troviamo ad Arzachena, stiamo facendo un giro per vedere un attimo com'è il paese. Sicuro molto trafficato. Allora, diceva Costa Smeralda dritta. Ecco qua, Porto Cervo. Usciti da Arzachena, mi è venuto in mente che la Sardegna è piena di dissuasori che dicono in continuazione di andare piano, che ti scalano i punti. E vedo, tranne la macchina che ci ha appena sorpassato, tutti quanti vanno estremamente piano. Ci saranno autovelox nascosti? Speriamo di no. Ragazzi, tra le rocce ci sono anche delle case, delle ville, sì. Queste si notano di più che sono case, ma prima c'erano alcune inserite proprio all'interno della montagna, della vegetazione. Bellissimo. Qui siamo quasi sulla Costa Smeralda. Mi sento un po' Jerry Calà o Costantino Vitaliano o Lelle Mora. Madonna, sempre peggio. Ecco la Polizei, 1-2 Polizei. 1-2 Polizei. Anche qui la pubblicità del Cucumiao, un ristorante che andremo a provare questa sera. Prodotti tipici sardi. Guarda che bel giardino d'ingresso. Cala di Volpe, Porto Cervo. Porto Cervo. Guarda qua il billionaire, vai. Sì, eh? Money, money, money. Guarda questo col Burman che sbrafante. Siamo venuti qui, ma secondo me abbiamo sbagliato. Ce ne possiamo anche tornare indietro. Sì. Io qui non ci prendo nemmeno un caffè. Andiamoci a Porto Cervo Marina. Da questo momento in poi abbiamo girato tra Porto Cervo Centro, Porto Cervo Marina e Liscia di Vacca per circa un'ora senza riuscire a trovare un pretesto per scendere dalla moto. Oltre a bellissime ville, locali e negozi costosi, yacht da sogno, non abbiamo trovato nulla di interessante, non eravamo lì per quello, quindi velocizzo il video fino a Baia Sardigna, dove abbiamo trovato ciò che volevamo, ovvero un mare davvero mozzafiato. Qui siamo a Baia Sardigna, dobbiamo soltanto trovare un parcheggio là. Bye bye, vai a Sardegna, siamo di nuovo in moto, adesso ci riavviciniamo verso casa, dei bagni bellissimi in un mare fantastico, tutto molto bello e curato, siamo affamati e assetati,
Allora, deviazioni dell'ultimo momento, abbiamo deciso di tornare a Porto Pollo, dove ieri abbiamo trovato un localetto molto molto carino sulla collina, dove si vede tutto quanto il mare, per berci una birretta e casomai mangiare un'insalata al fresco. Eccoci arrivati, con un vento da paura, però è tipico di questa parte della Sardegna, ce lo facciamo piacere. Arrivati. A few moments later. Allora, ci siamo rifocillati e abbeverati una buonissima insalatona, due ottime birre, e ora torniamo alla base per farci un altro po' di mare all'interno del villaggio. Ed eccoci tornati al nostro campeggio. Ecco qua, ultima curvina,